Trovate a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il cosiddetto piano sulla qualità dell'aria che punterà a ridurre l'inquinamento in particolare da biossido d'azoto e PM10 non solo a Firenze. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, con 21 voti a favore, 11 contrari e 2 astenuti, la proposta di legge che introduce le nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2 nelle aree della Toscana dove questi sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito. Un provvedimento che per il particolato interessa la Piana di Lucca, ivi compresi diversi comuni della Val di Nevole in provincia di Pistoia. In quei territori ci, sono, ci saranno da parte dei sindaci, ci sono state da parte dei sindaci dei divieti di accensione di cammini. Nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il camino non è unico, unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei camini che eh, sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta eh, normalmente, hanno, ehm, emettono in aria queste polveri che sono davvero dannose per la salute. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo tenendo conto dell'ISEE perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori. Un provvedimento quello oggi in discussione sulle PM10 che scarica i costi dei ritardi della Regione Toscana sui cittadini e sui sindaci delle comunità. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali, auditi nelle commissioni che hanno eh, lavorato prima del Consiglio regionale di oggi, e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, ah, sono un numero esiguo, specialmente nei comuni piccoli, e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la Regione Toscana. Allo stesso modo gli studi che sono fa, stati fatti su quello che è eh, le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoia, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi eh, per la maggior parte ai camini è questione largamente discutibile. E molto probabilmente bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la regione toscana è in forte ritardo. Come è in forte ritardo, è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a una, un quadro normativo che imponeva diciamo. Eh, lo spingimento dei caminetti, soprattutto nelle aree diciamo, di Pistoia e di Lucca e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo, abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa, il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria, è evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo con, eh, e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. Se la Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10 è probabile che nella Piana di Lucca mh, sarebbe venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è, Fratello d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni, adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale, che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello del PM10, siamo appunto a capo. Via libera dall'Assemblea dell'Organo Legislativo Regionale anche alla figura del sottosegretario che andrà ad aiutare ovviamente i rapporti tra Consiglio e Giunta, non avrà costi aggiuntivi. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nomina di due segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. Ha approvato a maggioranza anche la proposta di legge di iniziativa dei membri dell'ufficio di presidenza che regola i trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla Presidenza della Giunta e dei segretari questori a seguito delle recenti modifiche statutarie. La legge definisce anche le incompatibilità del sottosegretario. La nuova figura di sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, istituita con modifica statutaria, non graverà sul bilancio, i costi saranno assorbiti, rideterminando indennità e rimborsi spese. Attualmente formato da Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. Tecnicamente, le percentuali di indennità di funzione e rimborso spese da rideterminare saranno quelle dei consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza. La proposta di legge, che è un'entrata in vigore differita, estende al Sottosegretario la disciplina di gestione delle autovetture di servizio così come previsto per governatore e membri della Giunta. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario dotandola di di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale, ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia dal raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente, per, noi è, per noi è utile in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'aula quando al Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura e l'ha derubricata una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in giunta ci sembra un po' una forzatura e alla fine il nuovo eletto segretario regionale fossi poco più di Dieci giorni fa ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario. Ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula. Se non serve a loro, non abbiamo stato contro per questo. Siamo ormai arrivati a metà del mandato, riteniamo eccessivo: un appesentimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata. Tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro. E quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché, a nostro avviso, non è opportuna. Si è visto che in due anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio nelle varie commissioni nella presentazione di proposte di legge quando parlavamo di bilancio di ambiente, di lavoro, di sanità e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga ripetendo che è a costo zero quindi a invarianza di costi per la politica venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità che a noi ci sta molto al cuore. Noi siamo contrari perché in questo momento, dopo la pandemia, le famiglie sono in crisi, ci sono stati anche dei grossi problemi sul personale distaccato ai gruppi consigliari, insomma che ancora non è risolto. Andare in questo momento a nominare e a determinare altri stipendi consistenti, soprattutto per appunto, le figure istituzionali, ci sembra eh, un tantino fuori luogo. Forse sarebbe meglio aspettare e soprattutto non si capisce nemmeno come i dipendenti potrebbero essere inquadrati, perché non è ancora risolto nemmeno per quelli che sono già eh, in forze. Un milione di euro derivati dall'avanzo d'amministrazione sono stati messi a disposizione da parte del Consiglio regionale della Toscana per i comuni della nostra regione che ne potranno eh, disporre. Il progetto si chiama La Via del Futuro. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha presentato a Palazzo del Pegaso il nuovo bando La Via del Futuro che mette a disposizione dei comuni della Regione un milione di euro derivanti dall'avanzo d'amministrazione. Risorse e costi della politica che noi siamo riusciti a ridurre e che mettiamo a disposizione attraverso le amministrazioni comunali delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Circa un milione di euro per un progetto che chiamiamo la via del futuro. Via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, eh, inclusiva. Così mettendo a disposizione risorse per arredo, urbano, arredo scolastico per studenti con disabilità, è aperta. Aperta come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la via del futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra Regione. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda relativa ad uno dei tre ambiti. Ad ogni singolo progetto sarà assegnato un contributo fino a un massimo di 15.000 euro. Le amministrazioni comunali dovranno assicurare la compartecipazione con risorse proprie non inferiori al 20% del valore complessivo del progetto. Per la presentazione delle domande le amministrazioni hanno tempo fino al 17 di aprile. Un bando importante che dimostra quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sia aperto a elementi di innovazione, parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Un Consiglio regionale che dimostra, che mette da parte diciamo, le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più una regione d'Europa. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. Abbiamo ciascuno di noi dato ecco, collegialmente un contributo importante per far sì ecco, che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del Domani partendo dai giovani. Un bando rivolto alle amministrazioni locali per favorire quelli che poi sono gli obiettivi di Agenda 2030, quindi la sostenibilità che si declina con una, una sostenibilità ambientale e quindi la mobilità dolce, ma anche una sostenibilità di carattere sociale, quindi l'inclusione scolastica, il lo stimolo alla lettura. Sono obiettivi alti eh, sui quali il Consiglio regionale. Intende esattamente connotare ancora di più quelle che sono le proprie vocazioni statutarie. Una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole è una piccola rivoluzione che ci consente, se il Parlamento vorrà approvarla, di introdurre ogni giorno nel diario scolastico e nell'orario scolastico uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi, ragazze e insegnanti. È una cosa piccola che, però, vorrebbe eh, trasmettere il senso di una buona abitudine che i ragazzi. Si possano cominciare ad, ad avere eh, di nuovo. Nasce da una buona notizia. Durante, dopo il Covid il pubblico dei lettori giovani ha, è aumentato e il numero di libri letti annualmente è aumentato nella fascia di età più giovane. Quindi questo ci ha fatto pensare che con un po' di tempo a disposizione e una buona abitudine, ah, i giovani possono ricominciare a frequentare i libri su carta. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna alla prossima settimana.